Per me ospitarli in questo luogo è un grande onore e c'è una grande vicinanza alla squadra. Noi abbiamo una collaborazione da alcuni anni con Synergy, quindi ci fa piacere collaborare con voi anche per questo progetto, perché proprio in questo luogo abbiamo parlato spesso ai ragazzi di quelle che sono le opportunità del digitale, ma anche quelli che sono i rischi. Vorrei ringraziare Synergie che ci ha dato questa bellissima possibilità ai nostri giovani, nonché ovviamente al Comune di Forlì che ci ha ospitato in questa bellissima location. Per me l'educazione fondamentale a queste cose non va sottovalutata, perché pensiamo tutti di essere i migliori e a volte facciamo degli errori e non ce ne accorgiamo anche banalmente. Synergy School è una divisione dedicata alla transizione scuola-lavoro. Synergy è un'agenzia per il lavoro, proprio in tempo di Covid è lì che è nato in auge un percorso per la prevenzione al cyberbullismo. Il bullismo ha tre caratteristiche: intenzionalità, asimmetria di potere. Terza caratteristica che deve avere un atto per essere giudicato un atto di bullismo: la ripetitività. Questo progetto è importante perché cerca di trasmettere questo concetto. Ma se capitasse a me, ciascuno di voi è un'opera d'arte unica, autentica, originale e irripetibile. E le opere d'arte dov'è che si mettono? In un museo. E nessuno ha il diritto di rovinare un'opera d'arte. Nessuno!